la legge, nous avons aussi des problèmes de loi électorale aussi en Italie. Nous avons changé dans ces semaines la loi électorale. Credo che sia molto importante che si arrivi a un modello in cui ci sia un vincitore certo durante il passaggio elettorale. E il vincitore certo è garantito dall'Italicum. Il fatto che il Senato abbia o non abbia una norma elettorale nel momento in cui abbiamo deciso di superarlo è secondario. I cittadini devono sapere che andremo a votare soltanto per la Camera, perché non si voterà più per il Senato della Repubblica. E quindi che questo accada con una norma di salvaguardia o senza una norma di salvaguardia è decisamente secondario. Vorrei sommessamente far notare a Berlusconi e a tutte le persone che stanno criticando questo passaggio che è esattamente quello che ci eravamo impegnati a fare. Allora, buongiorno, benvenuti a Coffee Break. Concerto da Camera è il titolo che ha scelto Paola Palombaro, che è autrice di questo programma, redazione di Coffee Break, e che ci piace perché subito dice che mette un po' il dito nella piaga di questo accordo, perché un accordo, il compromesso sull'Italia non c'è, ma come avete sentito dalle stesse parole di Renzi, che così cercava di vedere il bicchiere mezzo pieno dalla Tunisia ieri, in realtà è un accordo per una legge elettorale che vale solo per la Camera. Il Senato, se si dovesse votare in qualunque momento prima di una riforma del Senato che ha dei tempi molto lunghi e che è tra l'altro molto controversa, perché non c'è assolutamente l'accordo su come cambiare questo Senato, cosa farne del Senato, appunto si dovrebbe andare a votare con due sistemi elettorali completamente diversi, radicalmente diversi, per lo stesso Parlamento. Allora, di questo pasticcio sull'Italicum, che viene letto in modi diversi dai giornali, ma che sicuramente è un compromesso che lascia così, sicuramente non vede vincitore chi aveva sottoscritto quel patto per fare la riforma della legge elettorale, come Renzi ha fatto subito, per realizzarla subito come una delle prime mosse del suo cronoprogramma. Di questo parliamo con i nostri ospiti di oggi, ve li presento. Allora, sono Paolo Guzzanti, giornalista, è stato anche parlamentare, come tutti sanno, giornalista collaboratore di Libero, poi c'è del giornale. Ah, ecco, ma infatti, vabbè, chiedo scusa. Prego. Poi Rosa Maria Di Giorgi, senatrice del Partito Democratico, renziana della prima ora, come si dice. Buongiorno. E poi c'è Guido Crosetto di Fratelli d'Italia. E poi avremo in collegamento tra poco Peter Gomez, che è, come tutti sanno, direttore del fattoquotidiano.it. Allora, cominciamo a leggere questo compromesso con Paolo Guzzanti. Partiamo dai commentatori per arrivare ai politici, visto che Renzi l'abbiamo sentito. Come la vede? Sì, diciamo, Renzi sostiene che la risultante è zero, nel senso che dice: io il Senato va abolito. La legge elettorale quindi vale solo per la Camera, perché resterà l'unica Camera del Parlamento, quindi tutto questo problema per il Senato non esiste. Il ragionamento che andrebbe bene se non urtasse contro l'incertezza politica italiana, che non permette di garantire, lo speriamo, ma non permette di garantire che non ci siano elezioni prima, che non insorga una crisi politica tale da costringere Renzi a dimettersi, e siccome dopo Renzi il diluvio, dopo Renzi è l'ultima spiaggia, questo è quello che tutti dicono, che questo è da verificare. Comunque potrebbe accadere, è una specie di scommessa: noi tagliamo la corda dell'ancora, andiamo in mare aperto sperando che il vento sia buono. E naturalmente questo ha creato un problema. Tanto voglio dire una mia personalissima opinione: sopprimere il Senato è una follia. In nessuna democrazia occidentale, è successo in Svezia, la Svezia è l'unico paese al mondo che aveva una Camera alta e l'ha soppressa. Poi c'è Israele che ha una sola Camera, la Knesset, tutte le altre democrazie hanno due Camere con compiti diversi. Noi dovevamo sopprimere il bicameralismo perfetto. Se avessimo avuto un Senato all'americana che fa commissioni d'inchieste, che passa al vaglio, per esempio, ministri, viceministri e sottosegretari, dando o negando loro la patente, faccio per dire una cosa, invece avremo un Senato che sarà una specie di camera
della conferenza Stato-Regioni, secondo me destinata al fallimento. Comunque, soprattutto c'è chi vuole che sia elettivo e chi no, mi pare. No, Renzi, mi pare che Renzi quindi non lo vuole elettivo, per niente, quindi poi, NCD sì, per cui è tutto... Sì, appunto, ma come mi si pare farà, che il patto fatto tra Renzi e Berlusconi, che nei numeri è quello che conta, e poi è chiaro che ci sono tutte le altre posizioni e i mal di pancia, il Senato va abolito, punto e basta. Ripeto, la mia opinione è diversa, ma questo è l'accordo. E allora, se si segue Renzi, quello dice, vabbè, abbiamo fatto l'accordo, il Senato l'ha tagliato, che vi frega a voi di fare una legge per il Senato? Il Senato non c'è più, invece non è vero. Il Senato ancora c'è, e c'è un certo numero di probabilità che il Senato seguiti ad esserci in caso che avvenga una crisi tale. E quindi significa forse, vado da Guido Crosetto prima di arrivare a Rosa Maria Di Giorgi, significa come titola oggi il Fatto Quotidiano che in realtà il punto è non votare, evitare di votare, creare una situazione per cui le elezioni sono impossibili, l'assicurazione sulla vita del governo ma anche molto di Alfano, di NCD, è così Crosetto? Beh, un po' per tutti, mi pare che nessuno adesso abbia voglia di andare al voto, sia questa maggioranza, sia Renzi perché ha appena iniziato un percorso, sia NCD perché si deve in qualche modo consolidare, ma lo stesso Forza Italia che probabilmente adesso ha il periodo più difficile per il leader, perché tra poco comunque inizierà quello che Berlusconi giudica un calvario, che saranno non so gli arresti domiciliari o quello che decideranno i giudici, per cui tutto sommato nessuno adesso vuole andare alle elezioni, fa comodo a tutti non andare. Però si può non andare in molti modi, ecco, loro hanno scelto quello di, più che Italicum adesso è l'incasinatum, cioè perché alla fine questa legge già era stata fatta con una superficialità surreale, anche se i giornali italiani l'hanno decantata, perché hanno appiccicato delle idee e costruito una cosa che aveva una sola logica, che non era né di Renzi né di Berlusconi, era di Verdini, cioè la cosa, la parte... L'Italicum sì, è stato costruito come scheletro da Verdini con un obiettivo, avere due partiti in Italia, trovando un sistema tecnico per uccidere tutti gli altri. E quindi Verdini, siccome è un genio in queste cose, ha scritto una cosa perfetta da questo punto di vista, che poi non teneva dal punto di vista politico, dal punto di vista dei calcoli. Ieri hanno fatto una simulazione alla Camera applicando l'Italicum ai collegi della Camera, è uscito che in una regione non si sa chi vince, cioè non è che il collegio dove un partito prende più voti esprime il parlamentare, ma magari quello in cui ne prende meno, perché alla fine l'algoritmo che hanno scritto non riesce a funzionare, non solo cose politiche ma tecnicamente, poi siccome bisogna eleggere i parlamentari. Ieri è saltata anche questa cosa, per cui il rischio è quello di, se succedesse qualcosa, cadesse il governo, di andare a votare con due sistemi diversi, uno quindi proporzionalissimo, peggio, questo peggio, non l'abbiamo detto, ultraproporzionale al Senato, peggio del Porcellum, e alla Camera con il premio di maggioranza. Sì. No, ma col fatto che andiamo a fare pure il ballottaggio, cioè, inutile, no? Per cui tu andresti a fare il ballottaggio alla Camera, che è reso inutile dal fatto che al Senato hai un altro sistema. Bisogna tenere conto che la Corte Costituzionale, che si è improvvisato legislatore, non si è limitato a dire questa legge non va, rifatela, no! Ci hanno dato lavoro e ci hanno dato, si è improvvisato il legislatore e questo Senato disegnato dalla Corte Costituzionale per la prima volta nella storia della Repubblica avrà le preferenze, che è una cosa demenziale, ma questa Corte esterna mai eletta ha stabilito così, per cui dobbiamo fare i conti con la Corte Costituzionale. Però adesso bisogna vedere come va avanti, io non penso che adesso Renzi fa lo splendido, dice è tutto come avevamo previsto, non è così, perché vedi, ieri il bicchiere mezzo pieno, ieri diciamolo c'è stato così, sentiamo una forte fruizione, mezzo sporco. Ma adesso io penso che il percorso potrà essere difficile, adesso la Camera ci sono alcuni emendamenti tipo quello dei capolistati alle donne, no, suddivisa, adesso arriviamoci far saltare dopo, sentiamo completamente la... Entriamo nei dettagli dopo. Allora, senatrice Di Giorgi, vabbè, abbiamo sentito il Presidente del Consiglio dice vabbè, ma tanto il Senato lo volevamo cambiare, però lei che è al Senato lo sa che in realtà l'accordo, neanche Forza Italia al suo interno è convinta sull'abolizione del Senato, quindi la cosa Gasparri la pensa diversamente probabilmente da Berlusconi o da altri, per dire. Sì, bisogna partire da questa situazione evidentemente, che è una situazione abbastanza complicata e che parte, come bene veniva detto, da lontano, dal momento in cui di fatto la Corte Costituzionale ha deciso di sostituirsi al legislatore e quindi di
di far sì che non ci fosse più la legge elettorale preesistente, ossia il Porcellum, ma ci fosse un'altra cosa che è anche molto chiara, quindi una legge elettorale di natura sostanzialmente soltanto proporzionale. Quindi diciamo che si parte da lì per seguire un po' questo percorso che evidentemente attraverso gli accordi di maggioranza e gli accordi col maggior partito d'opposizione ha condotto a questo Italicum, che certamente non è la migliore legge possibile, è una legge di compromesso, una legge di cui abbiamo parlato in più occasioni, che evidentemente non è che poi sia questa bellezza, non è la grande bellezza, diciamo così. Un percorso anche un po' accidentato, abbiamo visto, perché naturalmente alla Camera ieri e nei giorni precedenti insomma si sono giocate anche alcune fibrillazioni che esistono all'interno del Partito Democratico, perché l'emendamento sì, che è passato, diciamo, chi ha deciso questo, certamente, chi ha fatto questa proposta, sì, diciamo, è stato da Torre, non certo, solo lui, ma insomma che comunque è da Torre, che è la minoranza bersaniana sì, del PD, che è minoranza dopo il congresso, ma che invece nelle due Camere ha una grossa consistenza, e quindi è evidente che in primis un segretario deve tenere bene insieme i propri gruppi, quindi c'è una prima mediazione che evidentemente è arrivata all'interno dei gruppi, del gruppo del PD, intanto alla Camera, poi ora vedremo al Senato, ci arriverà quando il percorso alla Camera sarà concluso, e quindi e poi mediazione con l'alleato, con NCD, quindi con Angelino Alfano, e naturalmente Berlusconi, che ha dovuto un po' prendere atto di quella che era la situazione. Quindi è una situazione complessa, anche mai vissuta prima, insomma. Si parla di abolizione del Senato, nessuno ha mai detto, nemmeno Renzi, che il Senato si abolisce, diciamo si abolisce nella sua forma attuale, si trasforma e non è più elettivo, però non è più elettivo, il punto è questo, allora, sì. Quindi un Senato che diventa un'altra cosa, tutti siamo d'accordo, anche al Senato evidentemente, ora poi ne parliamo meglio, tutti siamo d'accordo sul fatto che non ci debba più essere il bicameralismo perfetto, e quindi che soltanto una Camera debba dare la fiducia. Rispetto all'abolizione, io sono tra quelli che pensa che assolutamente sarebbe un grave danno abolire il Senato. Va mantenuta una Camera alta nel nostro Paese, come nella maggior parte delle democrazie, sottoscrivo quello che è stato già qui detto, quindi una Camera con funzioni diverse, con funzioni importanti di controllo, di verifica. A me piace moltissimo, ad esempio, la funzione del Senato americano. Cioè, c'è bisogno, poi abbiamo l'Europa. Che non è quella disegnata dall'accordo c'è molto da lavorare pensare, su questo. C'è molto da lavorare, non c'è nemmeno il testo ancora della riforma del Senato. Che è un altro dei rimproveri che vengono fatti. Benissimo, sì, facciamo una cosa per volta comunque. Lo so, però queste dovevano essere insieme. È questo che preoccupa. Peter Gomez, chi ha vinto ieri in questo compromesso sull'Italicum? Beh, so che hanno chi ha perso. Hanno perso gli italiani e gli elettori, questo è di un'evidenza solare. Questa è la vittoria del sistema partitocratico attuale ed è anche una cosa piuttosto brutta. Però io vorrei, Renzi ci ha detto più volte che questa era l'ultima occasione. Se il buongiorno si vede dal mattino, sì, comincio a temere che l'ultima occasione ce la stiamo giocando. Perché guardiamo in maniera fredda i primi atti del governo Renzi. Ok, ha messo in piedi un governo con il 50% di donne, bello. E questa è una cosa assolutamente positiva. Dopodiché, se andiamo a vedere nei singoli ministeri e quelli importanti, abbiamo rappresentati tutte le lobby di questo paese. Dalla Lega Cooperative, la Confindustria, per chi ama il complottismo o la trilateral, io non lo amo. Poi se scendiamo nei sottosegretari, al di là del caso Gentile e al di là del fatto che ovviamente essere indagati non significa essere colpevoli e il garantismo deve valere per tutti, il segnale che si dà all'estero, dove ci vedono a torto ragione come un paese di ladri e corrotti, partiamo con un governo non per i ricatti di Alfano ma per misteriose questioni del PD, con quattro indagati immediatamente tra i sottosegretari, con il Ministero della Giustizia in cui pare che Renzi si sia speso per mettere Gratteri,
che può anche non piacere perché era un magistrato per quei discorsi, ma che dava sicuramente un segnale di novità straordinaria rispetto a chi stava in Germania o negli Stati Uniti, perché Gratteri lo conoscevano tutti, pensavano, avrebbero pensato che finalmente in questo paese, da loro visto, magari a torto, di ladri e corrotti, stava succedendo qualcosa. Ci aggiungiamo poi un sistema elettorale, se per caso succedesse qualcosa con questo sistema elettorale, non si va a votare o si va a votare, le larghe intese sono per sempre. Io lo ribadisco, se questa è l'ultima occasione, aspetto di vedere i provvedimenti economici, ma io, giudicando le persone dai fatti, i primi fatti mi lasciano veramente inquieto. Allora, Paolo Guzzanti, adesso poi ascolteremo... Scusa, faccio solo una battuta. Provvedimenti economici, uno c'è già stato, l'aumento delle accise, la benzina costerà 0,29 in più, primo provvedimento economico erano, è stato... Sì, e poi c'è anche la TASI, erano eredità del precedente governo. La TASI governo, sì, questa è una decisione di questo governo, l'aumento delle accise. Si può sempre decidere di confermare o no, quindi anche la conferma è una decisione, insomma. No, volevo arrivare però al nodo della questione del chi ha vinto e chi ha perso. Dice Gomez, hanno perso gli italiani. Però ieri c'è stata l'impressione che un po' avesse vinto Alfano in questa partita, addirittura quasi a compensazione, non vogliamo vederla così, però della vicenda Gentile. Ma in ogni caso è stato Alfano a imporre, grazie all'accordo con la minoranza del PD, una scelta piuttosto che un'altra. E così è diventato, cioè è finito diciamo, la possibilità della doppia maggioranza per Renzi, secondo te, Paolo? Certamente la frammentazione del PD, che è stata ora ricordata, dove il segretario ha la maggioranza nel paese, cioè nei votanti, quel partito, ma non ce l'ha così chiara nelle Camere, perché la maggioranza appartiene alla vecchia segreteria. E questo è un problema, diventa un problema sia di governo sia di legislazione. Alfano non ha interesse... Diceva bene Crosetto, nessuno oggi ha interesse, forse Grillo, soltanto Grillo, che rappresenta l'elemento antisistema, secondo me rivoluzionario, perché lui prospetta una diversa democrazia, un'altra faccenda, lui vuole aprire il Parlamento come la scatola del tonno. Beh, democrazia, cose lì. Già, forse nemmeno. Tutte si chiamano democrazie popolari. Quella cosa. Però, insomma, lui, voglio dire... Intanto nella scatoletta si è messo il 25% del tonno, lui. Sì, è quella che vuole aprire. E alcuni stanno anche scappando dalla rete. Per tentare di rispondere alla tua domanda, è possibile, cioè è ragionevole pensare e vedere che Alfano... tra tutti è quello che ha meno interesse ad andare a elezioni, ovvero ha il massimo interesse ad evitarle. È stato detto che questo compromesso è stato comunque una garanzia, cosa di cui io dubito, ma è presentata come una garanzia di lunga durata, come dire, ci siamo messi in condizioni tali per da cui, evitare, non possiamo andare per a elezioni. C'è un Renzi disarmato. E lì ha ragione Gomez quando dice che gli italiani hanno perso, perché questo è un paese in cui, al di là della contingenza per cui uno dice adesso bisogna lavorare, però è un paese in cui sta passando questo messaggio. Votare è brutto, votare è pericoloso. Per carità, sì, Dio non voglia che gli italiani vadano a votare. Assolutamente vero. Questa è una cosa dannosa da un punto di vista ideale, da un punto di vista quindi anche politico, che ha nel paese una ripercussione, perché io non so, parlando per strada, dal tassista al fioraio, al negozio... tutti dicono, ma perché non ci mandano a votare? E c'è un'ira, che non sono i grillini, un'ira di base degli italiani, i quali si sentono espropriati di qualsiasi cosa, altro che le preferenze, proprio espropriati del diritto di esprimere un'opinione politica. Allora, se posso, sì, volevo sapere su Alfano, perché poi vorrei italiani... farvi sentire cosa dice, cosa ha detto Alfano ieri sera a 8:30 rispetto a Berlusconi. Dà un po' l'idea di come sia complicata la situazione da gestire per Renzi. Però prego. Una cosa brevissima, poi mi fermo naturalmente, ma io non credo che poi gli italiani adesso vogliano andare a elezioni sui taxi o dappertutto. Gli italiani forse vogliono molto altro.
e forse è l'altro che ha promesso. Renzi, e per questo, e quindi, vogliono l'altro e trovano e quindi, che la discussione no, sulla legge elettorale vabbè, questa, è una cosa fuori dal tempo. Questo è vero, perché però, la prima cosa però era già calendarizzata, era già, quindi la legge elettorale di legge elettorale in qualche modo si doveva parlare. Ma è una cosa importante, è importante poi, per le riforme, per la stabilità, è qualcosa di economico, cioè sì, non però è una cosa che non c'entra. Buongiorno, si vede la dal mattino, mettiamola così, sì, cioè fa temere questa cosa. Ci sono una serie di accordi da fare. No, ma fa temere questa cosa sulla legge elettorale, che poi alla fine anche Renzi, che è così dinamico, col cronoprogramma incalzante, sì, eccetera, poi sia prigioniero, oggi c'è Libero che titola la palude, sia comunque prigioniero di una palude, questo è il punto. Diciamo, una legge passa, una legge ci sarà, una legge passa, brutta, bella, come ci pare, ma insomma questa legge passerà perché l'accordo c'è. Il tentativo qual è, e credo anche la necessità, di fare le altre cose, di fare tutte le riforme che dobbiamo fare, di fare ciò che secondo me gli italiani si aspettano, e quindi il lavoro, e quindi tutto quello che abbiamo detto. Se neanche riesce a fare questa, che era pronta, c'era l'accordo e tutto, ma questa era la più delicata, la più delicata. Adesso ci sono le altre cose importanti da fare, e si faranno. Sì. Posso dire prego, una cosa? Prego Peter, poi ma io credo che quello che capiamo tutti noi, io non rappresento gli italiani, è che in questo paese si è fatta una legge che se si va a votare domani si va a votare con una legge per la Camera e diversa da quella del Senato. E la reazione di qualsiasi persona di buon senso è sono dei dementi. Quindi non bisogna cioè non si può avere altra reazione di fronte a una cosa del genere. Sono dei dementi, anzi siete dei dementi, non credo Crosetto che non vota, ma chi vota una roba del genere è un demente, è un pericoloso demente. Non ci vuole molto ad arrivare a questo tipo di conclusione. Cioè, allora è inutile raccontarla di dritto, di rovescio o quant'altro, sarà la palude, sarà causato da quello che volete. Ma se in un'azienda uno facesse una roba del genere viene preso a calci non solo dagli azionisti ma anche dai dipendenti. Vabbè, allora, vabbè, e ora intanto, lei deve naturalmente vuole replicare all'epiteto perché non è rivolto personalmente, non è rivolto personalmente. Va bene, è chiaro ovviamente che nel dibattito tutto è concesso, ma insomma vabbè. Il problema è che adesso siamo in una situazione, tutti, credo tutti quelli presenti nello studio, ma credo anche quelli che ci ascoltano, capiscono bene che in questo momento l'ultima cosa che serve all'Italia sono nuove elezioni che darebbero, io non sono contro le elezioni ovviamente, ma non lo è nemmeno Renzi, era quello forse a cui conveniva di più andarci, ma in un momento come questo è evidente che l'Italia non ha bisogno di elezioni, l'Europa e tutto il resto del mondo non ci chiede elezioni, ci chiedono riforme. Le riforme che bisogna fare, bisogna farle con una leadership importante come è quella di Matteo Renzi. È cambiato un leader che forse questa volta con una potenza d'urto diversa forse ce la può fare a fare le riforme. Poi è evidente, le leggi elettorali purtroppo belle. Allora, un momento perché intanto c'è una dichiarazione di Renato Brunetta che dice il voto con due sistemi è incostituzionale, vedremo che fare. Il PD voleva un'assicurazione sulla vita, ha detto Brunetta alla radio. E quindi avanza questi dubbi di costituzionalità, anche se in realtà i costituzionalisti dicono che è un pasticcio, però si potrebbe fare di votare in questi due modi, diverse leggi elettorali. Però appunto andiamo ad Alfano, poi torniamo naturalmente sull'argomento di quale riflesso c'è sulla leadership di Renzi, però intanto sentiamo Alfano e Berlusconi perché sono due elementi importanti del quadro. Non credo che Renzi abbia fatto un patto segreto con Berlusconi, non ci credo neanche se lo vedo. Vede, per ogni cosa ci vuole un'azione, un movente. Io penso, credo di essere razionale nel pensare questo, che Matteo Renzi, avendo 39 anni ed essendo arrivato al governo, voglia fare bene. Ma lui che gli frega di andarsi a impelagare con mille questioni altre? No, il tema è se tu fai parte di una maggioranza di governo partecipi alle scelte del governo, se fai l'opposizione fai l'opposizione. Ma ci sarà una differenza tra Renzi e Berlusconi, no? Guardi, io ho conosciuto molto bene. Lei lavora bene con entrambi. Io ho conosciuto molto bene il presidente Berlusconi, avrò modo di conoscere bene Matteo Renzi, ma in questi 15 giorni di collaborazione con lui devo dire che tutte le volte che ha assunto un impegno lo ha mantenuto. Signori miei, come diceva Zigliola Cinquetti, non ho l'età, perché ricordatevi, meno Marx,
ma più marketing. Se fossi mio figlio ti darei Mediaset. Ma perché non sei mio figlio? Ma vorremmo sapere se i rapporti con Berlusconi oggi lei come li definirebbe e se alle amministrative per il maggio prossimo sarete alleati. Ma guardi, come vuole che io li definisca, sopporto con spirito cristiano la persecuzione cui vengo sottoposto dal suo giornale, cioè da Il Giornale, persecuzione della quale lui è assolutamente consapevole anche nei dettagli. Alle amministrative faremo, alle amministrative faremo le alleanze dove i nostri uomini sul territorio riterranno che ci saranno le condizioni per fare le alleanze. Renzi ha detto che siete quasi amici, lei e Berlusconi. Vabbè, questa è un'opinione di Renzi. Noi siamo a costruire un nuovo centrodestra perché riteniamo che il centrodestra del passato abbia tante cose da rimproverarsi e continuando a dire sempre le stesse cose non si migliora il futuro. Allora, Paolo Guzzanti, c'è questa presa di posizione forte, dice il giornale anche, mi persegue a Berlusconi attraverso il giornale, però sa che cosa fa. Il Crozza che abbiamo visto in realtà è un'anticipazione che ha mandato 8:30 ieri del nuovo programma di Crozza, però in realtà lì si dà ancora... credito a una linea privilegiata Berlusconi-Renzi. Allora, dico la mia opinione. Alfano. Io sono d'accordo con Alfano che non c'è un accordo segreto dietro le quinte tra Berlusconi e Renzi. E anche il cosiddetto innamoramento di Berlusconi nei confronti di Renzi io lo interpreto in un modo piano e non complottista. Credo che Berlusconi si senta molto rassicurato dal fatto che ha come controparte nel PD una persona che ha tutte quelle caratteristiche che a Berlusconi piacciono, è molto giovane, molto dinamico, ha le idee chiare e promette di mantenere quello che, su cui si impegna. Poi gli piacerà pure come personalmente, diciamo come tutti mi dicono, però io credo che su questo si basi l'accordo tra Berlusconi e Renzi, tra Forza Italia e il PD, senza andare a scomodare dietrismi troppo complicati. Che poi non sono garanzie, dimostrate. Le aziende, la Federica Guidi, ministro dello sviluppo economico. Però che sono ricerche di equilibri che poi in fase tecnica di formazione di governo sono sempre necessarie e sempre ci saranno. Cioè, Matteo Renzi non può seguire quello che ha promesso come sua immagine. Io decido, l'uomo solo al comando, come si diceva ai tempi del primo Berlusconi, perché le condizioni sono tali in cui lui può far valere la sua forte personalità, che sembra sia l'unico valore aggiunto rispetto a Letta, perché i problemi sono gli stessi, gli strumenti possibili sono gli stessi, le risorse, vanno diminuendo anziché migliorando, il debito pubblico cresce, quindi Renzi può fare, e spero che lo faccia, di questa rassicurazione televisiva, mediatica e anche operativa, perché poi tende a fare le cose e di fatto lui ha imposto questa accelerazione alla legge elettorale, devo dire anche mea culpa perché facevo parte del precedente Parlamento, i parlamenti, gli ultimi parlamenti, il PD che allora si chiamava diversamente, non hanno mai accennato a voler cambiare la legge elettorale fatta da Calderoli, quindi c'è passato tremendo, un'accelerazione con delle frenate, però lui ha fatto questa accelerazione, l'ha fatta, poi possiamo discutere se era la prima cosa di cui avesse bisogno questo paese, una legge elettorale. Poiché però questo è stato l'accordo tra le due maggiori forze, prendiamo atto. E dopodiché Alfano teme le elezioni e comunque lui stesso non crede ad una teoria complottista. Quanto al fatto che il giornale lo perseguiti, questo devo dire che il giornale ha sempre una linea politica molto chiara, sta con Berlusconi, e quindi attacca tutti coloro i quali allora... l'altro, me compreso, io quando uscii dal PDL subì degli attacchi, allora c'era, e poi però è tornato. Tornato nel PDL, no, al giornale sì. Intendevo dire, allora Crosetto, no, non sono mai neanche andato via dal giornale, è vero. Sono dal 99, quindi allora Crosetto, un minuto prima della pubblicità però vorrei sentire anche da lei appunto questo Alfano che mi pare sia riuscito però a, almeno in questa partita sulla legge elettorale, a strattonare Renzi rispetto all'accordo con Berlusconi. Poi lei ha incontrato Berlusconi, non so che... No, mi pare di sì. Vede, però sono colpito dal discorso surreale che stiamo facendo, no? Cioè, mentre un paese muore,
Esatto. Noi stiamo parlando di Alfano al rapporto con Berlusconi, Berlusconi con Renzi, Renzi, cioè di discorsi tutti interni alla politica e ai rapporti tra i leader della politica. Ma qua, perché li facciamo? No, beh, però. Li facciamo perché non esistono le maggioranze, devono esistere le maggioranze per fare le cose. O Fratelli d'Italia sostiene, si va al voto e si cerca di trovare altri. Ma siccome non si può andare al voto... Non si può, cioè, che non si può è un leitmotiv che io sento da Monti a Letta e i risultati sono stati drammatici fino adesso. Prendiamo atto che non si possa andare al voto e che Renzi sia il meglio. Io giudico i fatti. I fatti sono una superficialità bestiale nell'affrontare dalla legge elettorale a quello che ho sentito alla Camera. Perché se Letta non aveva neanche 50 milioni di euro per intervenire sull'IMU, ed è stato così a dicembre, io non capisco come Renzi ne possa avere 140 per fare la metà delle cose che ha detto. Allora, fermiamoci qua per la pubblicità. Noi stiamo surrealmente andando avanti a slogan. E io non so se gli slogan non solo non salveranno questo paese, ma non rischieranno di aumentare quel fuoco che sta bruciando una parte del paese che nessuno conterrà tra un po'. Allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità e poi dopo naturalmente torniamo proprio su questo, torniamo all'economia perché oggi anche ci sono degli appuntamenti importanti, lo vedremo fra poco, restate con noi. Allora, di nuovo in onda, dicevamo che oggi è una giornata importante perché Crosetto faceva il rimprovero, va bene, però la legge elettorale, ci sono altri temi, ma parliamo della legge elettorale anche come caso per capire lo stato della maggioranza, qual è, quale maggioranza c'è per fare che cosa, perché le cose vanno fatte con i numeri. Sì, ha ragione, però il mio problema, se posso... Però c'è la maggioranza, Crosetto, mi dispiace, ma una maggioranza c'è per fare le cose, quindi faremo le cose. Guarda che se Renzi, così come Letta, così come Monti, facesse qualcosa di positivo. Vedi, tu sarai felice. È testimone Alessandra Sardoni, io non ho problemi a dire quando sono contento di una cosa, ma neanche a riconoscere al mio peggior nemico e fa una cosa giusta. Il mio problema è quando vedo che la legge elettorale, facciamo quell'esempio, viene fatta per dire l'ho fatta, non per fare qualcosa di serio. Cioè per dire ho eliminato il titolo di un capitolo. E quindi la faccio male, cosa importa? Cosa vuole Renzi? Dice di voler la governabilità. C'è solo un modo in questo paese per avere la governabilità, se vogliamo farlo. Facciamo l'elezione del presidente, facciamo un sistema presidenzialista e non abbiamo bisogno di rendere debole la Camera. Ma se non c'è l'accordo, però... Se uno volesse raggiungere... Però usciamo da questo. Mi preoccupo quando vedo superficialità. Prima avete parlato dell'abolizione del Senato. Renzi dice, abolisco il Senato e risparmio 1 miliardo. Tutti sanno benissimo, ma l'ha detto la senatrice prima, che lui non abolisce la struttura Senato, abolisce i senatori eletti. Il che vuol dire un risparmio di 60 milioni. Perché deve dire che risparmia 1 miliardo se in realtà sono 60 milioni? Allora a me questa superficialità spaventa. Mi spaventa quando io sento dire rifacciamo le scuole d'Italia, perché non voglio farle. Ma certo che le rivorrei fare tutte. Ma so cosa vuol dire fare tutte le scuole d'Italia. Oggi la dichiarazione di questa mattina di Renzi è proprio da una scuola di Siracusa, sta continuando, non l'abbiamo detto prima così. Ha scritto tutti i sindaci, oggi ha fatto la seconda visita nelle scuole, ieri è stato in Tunisia, oggi è andato a Siracusa perché vuole sottolineare l'importanza degli insegnanti, ha fatto una dichiarazione in questo senso e diciamo così cerca, mi pare di capire, allora adesso portiamo avanti questo pezzettino di legge elettorale, vediamo che succede e mettiamo mano al resto. Le cose che servono. Sul resto pendono una serie di problemi che vengono dall'Europa, li annunciavamo perché oggi è una giornata importante, intorno a mezzogiorno e mezza, insomma più tardi quando la nostra trasmissione sarà finita, ma sicuramente nelle prossime lo potremo vedere poi invece nelle altre trasmissioni, arriveranno i dati dell'Europa sull'Italia, dati importanti perché possono costringerci poi, in base ai soliti trattati europei, a scrivere dei provvedimenti e delle riforme in modo stringente. E non è l'unico verdetto, c'è un rischio di procedura di infrazione per i pagamenti alle imprese che come al solito sono in ritardo. Renzi ha promesso che saranno pagati con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, però su questa operazione c'è una specie di warning, come si dice, di
di allarme dell'agenzia di rating Fitch, che dice però attenti, se fate così si abbassa il rating della Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, la situazione è complicata. Adesso, però... No, questo non c'è, è la situazione più complicata che ci siamo trovati ad affrontare, secondo me, negli ultimi tempi, proprio perché ora ci sono dei provvedimenti da fare, ci sono delle risorse da trovare. E naturalmente trovare risorse non significa scavare in un pozzo e prendere euro e vari euro da lì. Si tratta di capire quali sono i capitoli di bilancio da cui spostiamo spostiamo le risorse per riuscire a dare le priorità. Ma lei pensa che queste idee siano chiare all'interno del governo? Cioè che il governo abbia un'idea credo chiara proprio di questo. Sì, perché sono notte e giorno, c'è il ministro Padoan che... esattamente con Renzi, con Del Rio e con i collaboratori più stretti stanno lavorando esattamente a questo, a trovare le risorse secondo le priorità che il governo si è dato, perché quando un governo, un presidente del Consiglio dice che le priorità per un paese sono quelle, ecco, è su questo che deve lavorare poi un ministro dell'economia ed è su queste che devono essere poste le risorse. Allora, naturalmente è difficile, non si dice che questo sia facile, bisognerà fare delle scelte, ma soprattutto bisognerà trovarli laddove si possono trovare, perché in questo paese ci sono delle sacche di spreco che sono di miliardarie. In questo paese, naturalmente, nei tempi si parla di qualche mese, ma nei tempi dovremo intervenire sulla corruzione. Le cifre fanno sempre paura, sono 60 miliardi di corruzione, sono 160 miliardi di criminalità organizzata, i denari che noi perdiamo. Sono 200 miliardi sull'imponibile per l'evasione fiscale. Sono tutte riforme strutturali che l'Europa si aspetta da noi. Sì, ora è chiaro che bisogna intervenire non velocissimamente. Ce la sconta, no, bisogna intervenire rapidamente. Non ce la sconta. È chiaro che nel intanto sulla Cassa Depositi e Prestiti è quello, un primo intervento è lì, è inutile girarci troppo intorno. Quindi poi l'agenzia di rating dirà quello che crede di dover dire, ma certamente c'è una situazione drammatica in questo momento e quindi noi dobbiamo poter prendere le risorse là dove sono in questo momento e chiaro, lo faremo. Allora, Gomez, sulla possibilità e la forza, adesso stiamo dando una lettura politica di quello che è avvenuto sull'Italicum, però questo... quale tipo di maggioranza e di forza politica può avere Renzi, allora, secondo te, per fare altre cose o rischia di impantanarsi? Il pastrocchium che è stato approvato nell'idea di Renzi è chiaro perché viene approvato questa roba che hanno fatto demenziale. In questo modo blinda il governo e pensa di, avendo blindato il governo e pensando che davvero Alfano possa pensare di governare con lui fino al 2018, di avere 4 anni di tempo per fare delle cose. Cosa fare? Dei tagli, i tagli che nessuno è riuscito a fare fino adesso, nel pensiero di Renzi è: io farò delle cose che saranno impopolari per delle grosse categorie di persone, ma visto che non si va a votare, lui pensa avrò tempo poi per recuperare. Purtroppo ho l'impressione, ma non ho solo io questa impressione, l'hanno impressione in tanti, che nonostante i tagli doverosi che debbano essere fatti, Cottarelli parla di questi 32 miliardi, eccetera, tutto questo, vista l'attuale situazione economica, potrebbe non bastare. Io vi ricordo che quei cattivoni, a me non piace, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Centrale Tedesca, cioè non dei bolscevichi, continuano a insistere dicendo che in questo paese va fatta la patrimoniale. Non credo che la prenderebbero bene gli italiani e non la prenderei bene nemmeno io, però ho imparato una cosa in questi anni di crisi. Ci sono dei segnali da una serie di istituzioni internazionali che tu incominci a leggere e vedere mesi e mesi prima e poi misteriosamente in Italia quelli che sembravano delle uscite si avverano. Io non so se finirà così, ma è probabile, perché utilizzare la Cassa dei Depositi e Prestiti può essere utilizzata per garantire, diciamo, gli altri istituti di credito che sconteranno i crediti che le imprese vantano rispetto alla pubblica amministrazione. Tutto questo in un sistema bancario che è messo molto male. Perché noi avremo adesso gli stress test da parte dell'Unione Europea e sappiamo già che non tutte le banche italiane lo passeranno.
È prevedibile che, per esempio, Montepaschi non ce la faccia. È prevedibile che qualche altra banchina piccola non ce la faccia. E questo porterà, nessuna di queste banche ovviamente fallirà, ma porterà a una serie di fusioni nel mondo bancario, eccetera. E quindi non ci sarà altro credito da dare alle imprese. Dal credit crunch non ci usciamo. La situazione è complicata. Renzi, secondo me, vuole fare due cose. Vuole intervenire sul cuneo in modo di poter dire agli italiani vi ho dato un aumento in busta paga. E poi la cosa delle scuole di cui parlava Crosetto, dice mollo un po' il patto di stabilità perché così quando gli studenti e le famiglie tornano, è una cosa buona mettere a posto le scuole, ma tornano dalle vacanze, vedranno che alcune scuole sono state messe a posto, ci sono degli appalti e abbiamo fatto lavorare qualche piccola impresa. Chiaro. Io ho la sensazione che però tutto questo sia abbasti sul periodo corto, ma sul periodo lungo non ho ancora capito cosa diavolo vuole fare. Allora, magari ci fosse intanto il corto respiro, altrimenti siamo condannati, come dicevi prima, alla palude. Cioè, bisogna muovere le cose. Se tutto questo, che mi pare tu hai elencato anche in modo molto corretto, se tutto questo in queste prime settimane viene fatto, e io ritengo lo se tutto questo viene fatto, e viene fatto perché ci stiamo muovendo soltanto in questa direzione, le priorità sono queste, viene richiesto entro alcune settimane, si parla di settimane, nemmeno di mesi. Allora qualcosa riusciamo a fare. Io però volevo sentire anche Crosetto, ma prima di sentire Crosetto sentiamo un contributo, che cosa ha detto a proposito del governo e anche di un passaggio cruciale, la questione del Jobs Act, Sergio Marchionne ieri, sentiamo. Non abbiamo mai espresso opinioni personali o aziendali per quanto riguarda la scelta di chi ci governa. Noi accettiamo la scelta che viene fatta da altri, la accettiamo come tale e cerchiamo di appoggiare il sistema in termini di stabilità e creando opportunità anche per l'economia italiana. Per quanto riguarda il contenuto del cosiddetto Jobs Act di Renzi, di cui devo dire la verità, i dettagli sono un po', non è che siano estremamente chiari a me, verranno analizzati in tempo. La cosa importante da riconoscere è che la Fiat ormai ha preso gli accordi che ha preso con i sindacati, una serie di referendum, di accordi presi che hanno creato una base su cui andare avanti e portare il progetto industriale in Italia. Per noi queste altre manovre su cui sta lavorando Renzi avranno un impatto, ma non un impatto immediato, nel senso che il piano industriale nostro deve andare avanti e dobbiamo ritornare all'utilizzo di tutti i nostri dipendenti in Italia alla velocità della luce. Lo dobbiamo fare nel contesto di quello che è possibile in un gruppo che produce 4 milioni di vetture all'anno, di più, 4 milioni e 4, ma la cosa importante è riconoscere che l'impegno nostro è invariato anche senza il Jobs Act. Allora, Crosetto. Su che cosa? Su che cosa? Su Marchionne? Marchionne ha detto una cosa che dico da un mese, io non ho capito cosa sia contenuto in questo atto sul lavoro, lo chiamo in italiano. Lo deve presentare. Ho letto i titoli, non si capisce cosa voglia fare. Penso che quello dell'intervento sul mercato del lavoro, che sia il cuneo fiscale, che sia una discussione sull'articolo 18, io ad esempio sono convinto che... Quella è secondaria. Non ci impantaniamo di nuovo su quella. Guarda, se vuoi ti dico cosa che non ti servirà, perché non è secondaria. Perché il trasferimento delle tutele dell'articolo 18 dall'azienda al pubblico, che è un passaggio che si lega all'aumento, cioè al cambio della cassa integrazione, alla gestione del reddito per chi perde il lavoro, che vuole fare Renzi, è un passaggio che potrebbe essere, tra virgolette, indolore, perché trasferirebbe le garanzie dell'articolo 18 dall'azienda, che rischia per mantenere quell'impegno magari di morire, al sociale, cioè al patto che tiene insieme una comunità in uno Stato. Per cui quello è un discorso che ci starebbe se io faccio una riforma del lavoro oltre all'intervento sul cuneo fiscale.
Questo sarà un atto. Adesso Marchionne poi esagera a dire che non interessa la Fiat, dipende cosa c'è scritto. Perché lui difende i contratti aziendali, no, lui suoi, quelli che difende, ha fatto lui. Dico, cioè, con Marchionne il tema è un altro, se vogliamo dire. Ecco, io vorrei vedere un investimento Fiat, perché sono 3 anni che sento, sono anche amico di Marchionne, che sento assicurazioni sue. Amico di Berni, Matteo. Io tratto bene Matteo, ma guarda, amico io, di Gomez. Amico significa rispetto le persone normalmente. Rispetto le persone abbiamo degli ottimi rapporti. Le tratto, dico quanto sono contrario, lo dico, però come anche con lei. Sono buono per natura, non per convenienza. Però andiamo su Renzi. È che un governo alla fine dovrà chiedere se è vero che vuoi investire in Italia, mi fai vedere se hai cambiato un bullone. Perché se un'azienda vuole investire in un paese, intanto si vede, guardi, non solo dal macchinario nuovo, intanto dalla manutenzione. E la cosa che mi preoccupa della Fiat è di vedere stabilimenti nei quali Marchionne dice di voler riportare lavoro, in cui non cambiano, non tolgono neanche la ruggine che si forma. Per cui quello mi preoccupa, perché le parole normalmente, se non sono seguite da atti, hanno un punto di arrivo diverso rispetto a quello che dice. Allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità e poi torniamo con Guzzanti su Renzi e le sfide economiche a fra poco. E torniamo anche con il meteo. Il meteo. Tempo buongiorno, se ricordiamo che le zone colorate, quelle in azzurrino, un colore un po' vago, sono quelle che indicano dove le nuvole sono più intense, più sviluppate, più alte, quindi più fredde. In realtà questa foto legge le temperature, come tutte le foto da satellite, perché sennò di notte non si vedrebbe nulla, invece abbiamo anche le foto diciamo notturne. Allora, le zone di nuvolosità più intensa intanto sono meno, si sono ridotte rispetto a questa mattina, per esempio questa piccola che si trova fra Liguria e Toscana, questa mattina era molto più grande, che significa che tutto lentamente si sta, non dico spengendo, ma si sta attenuando. E però vedete che sono distribuite un po' ovunque, quindi è tutta questa zona dalla quale possiamo cominciare a togliere il nord, ma il centro, il sud e le isole, e poi anche i paesi più a est, sono interessati da questa nuvolosità irregolare. In molti casi dà un po' il tempo di marzo, cosiddetto, vale a dire sono le nuvole, c'è la pioggia, poi ritorna il sole, poi si riannuvola, poi ripiove. Quell'andamento che insomma è anche classico in questo periodo dell'anno. Allora, vediamo questo tipo di circolazione, di situazione, che piogge dà, perché c'è una specie di costante, seppure in fase calante, mettiamola così. Allora, tutte le piogge previste per la giornata di oggi, quindi nelle 24 ore, riguardano soprattutto il sud, vedete, non con piogge intense, perché il verde sono piogge deboli e il blu moderate, oltre questo non si va. La costante è il versante adriatico, perché i venti sono da est, nord-est, e quindi come trovano la costa, i rilievi formano nuvole più intense. Il centro di tutta questa rotazione di nuvole, di venti e di piogge è sullo Ionio. Vediamo la giornata di domani, tutta la giornata di domani complessivamente si riduce la zona interessata dalle piogge, ma quella sullo Ionio e che torna a prendere molte delle regioni diciamo che si affacciano sullo Ionio, vedete compare il colore giallo delle piogge abbondanti, quindi c'è una diminuzione della zona interessata dalle piogge, ma al sud, sulle regioni ioniche e Sicilia anche, ci sono piogge intense, quindi probabilmente anche temporali. Vediamo la giornata successiva, venerdì, ancora lo stesso schema, vedete il versante adriatico, il sud ionico, se vogliamo dire così, con piogge un pochino più attenuate. E vi dico subito che sabato e domenica avremo ancora queste stesse zone interessate da nuvole e da qualche pioggia, ma in discesa, vale a dire ce ne saranno, ma ce ne saranno di meno, saranno un pochino meno intense. Sulle altre regioni che non ho nominato, non è che perché me le ero scordate, ma perché il tempo si mantiene abbastanza buono, anche con una discreta quantità di sole. Velocemente vediamo le temperature, le massime previste per oggi.
hanno ancora qualche zona in verde, vedete anche al sud, il verde significa temperature che non superano i 10 gradi, questa mattina Palermo aveva una minima intorno ai 9 che per la zona non è frequentissima, lo chiamano freddo, diciamo, ecco, mettiamola così. Mentre invece le minime previste per la prossima nottata sono più o meno le stesse dei giorni scorsi, con qualche zona costiera del sud della Puglia, parte della Basilicata, qualche zona della Sardegna, in cui sulle zone costiere la temperatura è un pochino più alta, quindi risupera i 10 gradi. Ma nel complesso il livello è abbastanza normale per la stagione, e questo, come sapete, è raro, perché di solito si è o sopra media o sotto media. Quando si è più o meno in media è una cosa eccezionale e bisogna cominciare a preoccuparsi. No, non è vero, si fa per dire. Arrivederci. Allora, grazie a Paolo Sottocorona. Dunque, intanto ha parlato Napolitano sulla legge elettorale, ha parlato, per la verità, una frase molto asciutta, molto secca, che poi lasciamo all'interpretazione. È solo questa: lasciamo lavorare la Camera. Questa la secca risposta del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ai giornalisti che a Tirana, perché è in missione in Albania, gli chiedevano un commento sugli ultimi sviluppi della legge elettorale dopo il nuovo accordo tra Renzi e Berlusconi. Non sembra un Napolitano particolarmente contento, Guzzanti? Ma uno lo può chi vedere può dirlo? Teatralmente in molti modi. Secondo me il modo più semplice è il Napolitano stressato e annoiato ha detto lasciatemi in pace e lasciate che la Camera faccia il suo mestiere. D'altra parte, che debba essere la Camera a fare il suo mestiere è ovvio, ma il che implica anche che sono i partiti poi che devono, perché non è mai accaduto nella storia di questa Repubblica che i singoli parlamentari portatori di idee, sì, di progetti di legge, dibattendo, approfondendo, mettendosi a confronto, producano una guerra. Questo è mai accaduto, né ai tempi della Prima Repubblica, né ai tempi della cosiddetta Seconda, se abbiamo imboccato la Terza anche. Quindi, quando si dice Camera, si intende partiti. Quando si dice partiti, si intende leader. Sono 3, 4, 5 persone al massimo che devono trovare le soluzioni. Napolitano rispetta questo dato di fatto. Ma occhio, gli può piacere una soluzione di questo tipo o ritarda il momento in cui lui potrà, come dire, definire chiusa la partita della legge elettorale? Sì, con doppia legge elettorale. Penso che Napolitano appartenga ancora alla vecchia scuola costituzionalista, diciamo quella proprio della base del paese, quindi a occhio e croce direi di no, ma insomma, come direbbe il Papa, chi sono io per interpretare Napolitano? E quindi non lo intendo. Allora, io vorrei chiedere invece alla senatrice De Giorgi se a questo punto però, come dire, alla luce di quello che è accaduto ieri, lei teme, diciamo, i renziani, la maggioranza del PD, teme che in Parlamento ci possano essere altri casi come quello dell'emendamento da Torre, diciamo, che ha portato questa, alla fine, a una correzione della rotta di Renzi, che ci possa essere per esempio sulla politica economica, su delle scelte in materia di politica economica, che è l'argomento più importante? No, io credo che, come si dice sempre, ma non è una formula, siamo un partito grande, un partito anche giovane, un partito dove le sensibilità di tanti si intrecciano, non è semplice gestirci, la dico così, e quindi credo che il dibattito nostro interno c'è e ci sarà sempre, cioè non è qualcosa che possiamo eliminare. Sì, però un conto eliminare. È il dibattito, un conto sì, qualche agguato. Lo so. Ora, gli agguati no, perché ha visto che di fatto erano emendamenti presentati a viso aperto, come si dice, guarda, segretario, secondo noi è così, e quindi la discussione c'è stata, indubbiamente, ma credo che ci saranno ancora. Io so che troveremo sempre, come in questo caso, troveremo l'armonia, perché poi c'è la responsabilità di un partito che in questo momento è il partito di maggioranza relativa, e quindi è evidente che ha la responsabilità maggiore nei confronti dei cittadini. Non è che possiamo permetterci troppi giochini, nessuno di noi all'interno del partito e naturalmente nel Parlamento. Quindi le soluzioni si trovano, evidentemente, come prima veniva detto, è chiaro che sono soluzioni che devono essere mediate tra i responsabili, tra i segretari dei partiti o tra coloro, in questo caso anche Berlusconi, che hanno come perlomeno responsabilità all'interno dei partiti. È difficile, è complicato,
E alla domanda, dice, beh, ma Napolitano sarà contento o no? Non lo so, la prima cosa che mi veniva da rispondere, considerando, insomma, penso che questo cammino un pochino accidentato, evidentemente tanta tranquillità non la dia. Però aggiungo un elemento che credo che non dobbiamo dimenticare mai. Noi alle elezioni ci siamo andati un anno fa, esattamente in questi giorni, la settimana scorsa, diciamo, era il 25 di febbraio. Non è che questo è un paese che non ha più avuto elezioni. Qualche volta nel racconto che si fa, diciamo, ma qui siamo un paese, non ci sono più le elezioni. Gli italiani hanno votato un anno fa. Qual è il problema adesso e quindi anche la necessità di avere un po' di stabilità? Il problema è quello che dobbiamo fare cose. Dobbiamo farle un po' di leggi, dobbiamo smuoverlo questo paese. Allora, è vero che c'è una sorta di tranquillità anche nelle dichiarazioni che abbiamo visto ieri di Renzi, ma perché non si sta pensando di andare ad elezioni subito, sempre ribadisco avendole fatte un anno fa e non 10 anni fa. E questo l'abbiamo detto. Quindi allora cerchiamo adesso di andare avanti, ci saranno gli elementi in questi mesi che abbiamo davanti, anche anni probabilmente, per riuscire a fare quello che va fatto dal punto di vista delle riforme, per dare certezza, ma nello stesso tempo intanto facciamo le cose che il tassista, la fioraia e tutti i nostri figli e tutti coloro che stanno lì fuori dagli studi televisivi e anche fuori dal Parlamento si aspettano, ossia risolviamo l'Italia. Torniamo sempre al come aveva detto Bersani, questa citazione di Bersani, lo spread tra parole e fatti si misura lì. Certo. Allora, Gomez, volevo chiederti, per come conosci anche tu il Partito Democratico, al suo interno, gruppi parlamentari, dinamiche, se però appunto poi sulla politica, la stessa domanda che facevo la senatrice De Giorgi, cioè se pensi che, da osservatore naturalmente, non da politico, che diciamo possano dare, se questa storia dell'Italicum ci dice che dal Partito Democratico e dai gruppi possono venire comunque, può venire filo da torcere per Renzi, anche sulla materia economica. Io non credo che sull'Italicum ci saranno problemi, ci saranno molti problemi sull'abolizione del Senato, perché non ho dubbi che la senatrice De Giorgi voterebbe per l'abolizione del Senato. Io voglio vedere la maggioranza dei senatori o la trasformazione. La trasformazione del Senato. Voglio vedere la maggioranza dei senatori che vota a un Senato per cui non si viene più eletti, si prendono i rappresentanti o delle regioni o della Camera o dei comuni e non si prende più lo stipendio. Io quella roba lì la voglio vedere, per quello che capisco l'architettura complessiva, facciamo solo una legge elettorale in attesa, eccetera. Dopodiché dipende tutta da un'alea che secondo me non avverrà. Non avverrà che il Senato abolirà se stesso. Faccio questa scommessa, non lo ritengo possibile. Questo è il problema. L'altro problema di Renzi, l'avete sottolineato voi, lui è maggioranza del partito, maggioranza, stragrande maggioranza tra gli elettori del PD, ed è minoranza all'interno dei gruppi parlamentari. Ma non più. Perché tutti i parlamentari sono, e per questo sarà molto difficile abolire il Senato per lui. Sì, sono passati tutti da una parte all'altra, lo so, tu parli del trasformismo, però è per quello che secondo me abolire il Senato sarà molto complicato per lui. Sì, però allora, i senatori Crosetto magari si presentano alla Camera, non è che così, cioè, diciamo, su questo tema che è anche un po' delicato, ma insomma anche... Non è che i senatori, coloro che intendono fare politica, si presenteranno alla Camera, cioè certamente sono meno posti. Ci saranno. Eh sì, d'accordo, però meno ognuno stipendi, se la giocherà. Meno pensioni. Quello va bene che ci siano meno stipendi, cioè che diminuisca il numero. E poi ognuno se la giocherà alla Camera se non ci sarà più il Senato alla elettivo. Alla Camera con questo sistema elettorale non se la giocheranno perché saranno tutti nominati dai partiti. Io parlo del mio partito che ci non ha fatto, dice che saranno nominati. Ah sì, cioè, è vero, però per tutti gli altri saranno nominati dai partiti. Io sono eletta con le preferenze. No, lei sì. Allora, però diciamo, anche quelli che non sono del PD, tutti gli altri sono nominati, tranne quelli del Movimento 5 Stelle. Va bene. Allora, intanto ci sono delle mail che sono arrivate, dunque c'è... eccolo qui, i partiti, Mario Sacca che scrive: i partiti che hanno condotto l'Italia a questa situazione ora si propongono come riformatori, la proposta di cambiamento del sistema elettorale e delle istituzioni affida al Senato, alle regioni e ai tecnici,
alla cui nascita risale lo sfascio del debito pubblico e la crescita della moderna torre di Babele italiana. Questo tipo di riforme non possono essere prodotte dai soliti noti, ma da un'assemblea costituente, propone Mario Sacca, però mi sembra che torniamo un po' sui, come dire, sui metodi, insomma è pericolosa anche questa discussione, anche aprirla. Allora, poi c'è invece una battuta scherzosa per Paolo Guzzanti da un telespettatore che scrive... su un diario di Coffee Break, Guzzanti vuole fare concorrenza ai figli, la battuta su qualcuno che creda che Renzi mantenga le promesse è una battuta da comico, dice Paolo Guzzanti, quindi c'è questa battuta. E poi vedo però Mirta Merlino, volevo chiedere una cosa a Crosetto, ma però vedo Mirta pronta. Mirta Merlino, il tuo menù di oggi. Allora, ciao Alessandra, ciao ai tuoi ospiti, e noi naturalmente ripartiamo da questa legge elettorale, l'accordo è fatto ma le basi ribollono, siamo andati a parlare con i 5 Stelle, con i dissidenti, con Civati, insomma raccontiamo un po' quello che c'è attorno alla legge elettorale, poi se abbiamo un collegamento interessante con i pullman di Marina Berlusconi, sono quel club di Cecchino San Marco che va in giro per l'Italia con la fotografia di Marina dicendo vogliamo Marina al posto di Silvio, e vedremo loro che cosa ci raccontano. Poi abbiamo anche un collegamento con Dattorre per capire come sta andando la mattinata alla Camera e insomma come sta proseguendo la situazione dell'Italicum. Avremo con noi Gianfranco Miccichè, Roberto Formigoni, Marcello Sorgi, Chicco Testa, Livia Turco, Alessandra Ghisleri, insomma molti ospiti e molti temi caldi, compreso un approfondimento sul tema Calabria. Siamo andati a capire bene l'ambiente in cui si è sviluppato tutto il pasticcio dell'ora di Calabria e il personaggio di De Rose. Vi aspetto. Benissimo, allora fra pochissimo ti passiamo la linea. Intanto avevo detto che una domanda secca per Crosetto, che è questa. Siccome abbiamo parlato del patto Renzi-Berlusconi, secondo Crosetto, che conosce bene entrambi, può esistere un patto scritto, come ha scritto qualche giornale? Sicuramente. È nella logica, avendo e nei rapporti. Il patto Verdini è sicuramente scritto. È sicuramente scritto. Certo. No. Benissimo, ma allora no. Coffee Break finisce qui, linea Mirta Merlino, grazie ai nostri ospiti e buona giornata a tutti.